Vedete, ho accennato all'importanza di questa giornata ed è un'importanza che tocca diversi motivi. Innanzitutto, oggi è la presentazione ufficiale di un mondo, di un'iniziativa che è industriale. Siamo in uno stabilimento a Nola di avanguardia tecnologica, interamente costruite da imprese del territorio, con un investimento di 90 milioni di euro tutto privato, che tende a dare al nostro treno il massimo del servizio tecnologico ed innovazione. Prima fatto importante il territorio, Napoli, Nola, Mezzogiorno, ci crediamo con i fatti e non con le parole e abbiamo deciso di investire qui consapevoli dell'importanza di questo territorio e della necessità di legare questo investimento anche all'occupazione del territorio. Secondo punto, il treno del nostro momento industriale. Noi presentiamo oggi il treno più moderno d'Europa. Siamo i primi ad utilizzare questo treno di nuova generazione, un treno all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e vi sarà illustrato. Terzo, la presenza qui di 500 persone che lavorano da tempo in NTV con determinazione, con passione e le altre che verranno per portare a quella occupazione tra indotto e occupazione all'interno di NTV di 2000 persone. Mi sembra che in momenti come questi nel nostro paese un investimento di questa dimensione, un'innovazione di questa dimensione, un'attenzione al sud e soprattutto un livello occupazionale importante sia qualcosa da sottolineare con orgoglio e con soddisfazione. Rivolgermi agli azionisti, a coloro i quali dal primo giorno hanno creduto in questa iniziativa e come tutti gli azionisti che si rispettano e gli imprenditori che si rispettano, investono il loro denaro nel rischio imprenditoriale dell'impresa, perché questa è un'impresa vera, con un rischio. Abbiamo acquistato 25 treni, 11 carrozze ciascuno, abbiamo investito in persone, abbiamo investito in formazione, abbiamo investito in strutture industriali e tecnologici. Questo è il rischio dell'impresa, questo è la passione, il bello di fare l'imprenditore. Nasce un'idea e l'idea si realizza. E oggi per noi azionisti è un giorno, lo ripeto, molto importante. Ma è anche importante perché l'Italia, e questa è una cosa che come italiani deve farci piacere, è all'avanguardia nell'applicare la legge europea di liberalizzazione dei servizi ferroviari ad alta velocità. Siamo la prima azienda in Europa di alta velocità privata, totalmente privata. E questo è un fatto importante. È un fatto importante perché permetterà finalmente ai cittadini e ai viaggiatori di scegliere e permetterà anche di migliorare, cosa che abbiamo visto in questi mesi, grazie alla concorrenza, grazie all'arrivo di NTV, il miglioramento del servizio ad alta velocità. E l'auspicio che facciamo come cittadini e come imprenditori, che questa liberalizzazione, questa concorrenza possa anche applicarsi ai servizi, ai trasporti regionali e alle merci così importanti per le imprese del paese. Concorrenza, liberalizzazione che permetta nuova occupazione, migliori servizi, prezzi migliori per i viaggiatori. E questo lo auspichiamo anche nelle tratte regionali dove siamo pronti a concorrere da subito. Abbiamo apprezzato la... decisione del governo di andare a nominare un authority
del mondo, del grande mondo dei trasporti, quindi non solo ferroviari, perché credo che qualunque liberalizzazione abbia bisogno di un arbitro, abbia bisogno di un punto di riferimento per gestire la liberalizzazione stessa. Noi oggi siamo orgogliosi in questa sala, ringrazio tutti coloro che sono voluti venire, di essere qui con noi in un rapporto vero con questo territorio, in un rapporto non solo perché questa è una zona che è stata l'idea e lo sviluppo di tanti imprenditori, non solo di Gianni Puzzo, ma di tanti imprenditori che hanno creduto in questa grande iniziativa dell'Interporto Campano. Questo investimento è fondamentale per il successo dell'iniziativa Manutenzione e Tecnologia, ma anche perché credo che sia bello dire che in questa sala c'è una squadra allargata di NTV, c'è tutto il nostro patrimonio, i nostri azionisti, le donne e gli uomini che lavorano in NTV, lo ripeto, con capacità, passione. Siamo molto contenti che siano qui oggi. I nostri partners, i nostri fornitori, e grazie alle autorità e alle istituzioni che sono fondamentali in qualunque paese, che noi rispettiamo e che ringraziamo con la loro presenza di dare l'attenzione a questa nostra iniziativa imprenditoriale. Vorrei solo terminare, perché non voglio farvi prendere troppo tempo, perché poi siamo qui per vedere altre cose, per dire che questa è un'operazione in cui noi crediamo fermamente, ma in cui vogliamo mettere tre temi operativi: la qualità maniacale del servizio e l'attenzione al cliente, la straordinaria innovazione tecnologica a 360 gradi del nostro treno e la volontà di investire anche in futuro su altre iniziative imprenditoriale e ferroviaria, non appena il mercato avrà quella liberalizzazione che auspichiamo non solo nell'alta velocità. Abbiamo avuto qualche resistenza di troppo, qualche problema nell'arrivare fino a qui, ma noi guardiamo avanti, ci crediamo e siamo convinti che per i viaggiatori, per i turisti, per i cittadini si apra finalmente un periodo di scelta, di competizione e anche di voglia di far bene. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.